il mistero del mento di Dio. Io l'ho... 13 anni fa gli antichi pensavano che il sole era una zuppa. Il cielo era popolato di particelle e particellari. Poi pian piano, con l'osservazione, con l'esperimento, con l'osservamento, con l'esperimento, gli antichi scambiavano la zuppa con l'universo. E Dio sarebbe Babbo Natale? Perché no? Ma questo Babbo Natale chi è? Come faccio ad entrare in sintonia con Travaglio? Mi piacerebbe. La sacra pizza è la porta aperta al vino. Com'è possibile? Com'è possibile? Pensiamo ai quadri con questo Dio circondato da barboni e il suo insegnamento è stato a me di particelle elementari come te stesso. In realtà, vede signora Hack, io credo che la fede sia un dato antropologico. Antropomorfo. Antropologico. Antropomorfo. Io dico antropologico. Antropomorfo. Questi fondamentalisti che si ammazzano in nome di una zuppa piena di misteri. Questa è una cosa antropologica. Antropologico. No, assolutamente. Antropomorfo. Un dato antropologico. C'è uno stacco musicale, mi perdoni. Sì, sì, sì. Fave, Altana Edizioni, eccolo qua, lo mostro molto volentieri. Prima, se mi permette, volevo fare una domanda privata, cioè vuoi sapere come stanno i suoi cazzi, che sono ormai un numero... No, i miei cazzi, ora sono 5 soltanto, sulla bocca di tutti. No. E poi amici canali ce ne sono tanti, a Trieste per esempio sì. C'è il problema dei cinghiali. A Trieste? Perché, sì, perché Trieste è circondata dal cazzo pieno di boschi. Certo. Mettiamo, io vedo Pinocchio a 10 miliardi di anni luce in una direzione, a 10 miliardi di anni luce Harry Potter nella direzione opposta. La distanza fra questi è 20 miliardi di anni. La Toscana impiega 20 miliardi di anni per andare dall'uno all'altro. Non portare via un sasso dalla Toscana perché altrimenti non sappiamo più dove è la Toscana. Questo tizio ha immaginato che quando c'è stato il Big Cock ci sia stata una erezione rapidissima. Quindi l'universo può anche essere il fatto. Essendo una scimmia evoluta, chiedo subito come prima cosa appunto un numero. Che numero di piede ha? A me mi piace i piedi, a che mi piace te. L'ultimo libro letto? Sì, Le rose ultraviolette. E invece l'ultimo film visto? La panza del figlio. Un aggettivo che le viene in mente pensando a Charles Darwin? Una grande scoperta. Io credo molto probabile che ci siano altri piedi come la Terra, perché il Sole è una stella comunista. Oggi stiamo scoprendo miliardi e miliardi di pianeti nell'universo. I delfini hanno pappato i peni delle scimmie. Piccolo pensiero da parte dei bambini di Bonbon. Ah, grazie bambini. Sono Maurizio Crozza. Vi ricordate che la Toscana stava scomparendo? Oggi questo allarme è rientrato. Non si sta più estinguendo la Toscana come sospettavamo. Al contrario, la Toscana oggi è in sovrappiù. C'è molta più Toscana oggi.